colore verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, siamo qui per te. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, Ischia è qui per te. Ciao cara. Buongiorno a tutti, sono già imbarazzata perché non me l'aspettavo. Cosa devo dire? Io sono ancora con l'attrice dell'antologia. Allora, io sono il direttore editoriale della casa commerciale, Lito Commerciale di Novi Ligure, che anche quest'anno, come l'anno scorso, ha collaborato, ha editato l'antologia 8 milioni. Nell'antologia, gentilmente, Bruno mi lascia sempre un piccolo spazio dove io presento gli autori delle mie collane. E ecco l'antologia. Qui con me c'è anche Anna Maria Vezio, che è l'autrice di punta. Anna Maria, vieni. Va bene. Antonella, cioè Anna Maria Vecchio, mi mancava. Ma dove ci sono io c'è Anna Maria. Venga, venga, venga pure. Perché siamo amiche, quasi sorelle, e collaboriamo a tanti progetti insieme, quindi oltre a essere una bravissima pittrice, poetessa e nelle mie collane. Troverete anche il suo libro nell'antologia dell'anno scorso. Quest'anno entrambi abbiamo partecipato al premio 8 milioni, io anche al premio grafica, okay. Poi ci pensa lui e aspettiamo i risultati del concorso. Con Anna Maria, oltre a parlare di poesia, facciamo una cosa importante che si chiama Progetto Fiaba. Ve ne parla lei. Mi presento come presidente di questo progetto, un progetto di bambini per i bambini a scopo benefico. Praticamente raccogliamo fiabe sia da bambini delle scuole che dagli adulti, autori volontari, di questi libri, di queste raccolte facciamo una collana, la collana La Casa delle Chiave, la cui vendita, per l'appunto, il ricavato delle vendite vanno solitamente alle Onlus. E finora abbiamo aiutato un bambino ad Alessandria, l'ospedale pediatrico in Puglia, una Onlus di Genzano per i bimbi in difficoltà, la retina Onlus Italia, e quest'anno la Eves si chiama. Sì, insomma, quella roba lì, comunque una onlus importante per le ricerche, per tutti i problemi oculistici dei bambini, dei bambini. E il dottor Sorriso. Ecco, e l'anno scorso abbiamo aiutato anche il dottor Sorriso di Milano. Oh, grazie. Questa è la copertina di Antonella. Ho detto tutto, oltre che aver partecipato ad 8 milioni ed essere stata selezionata, quindi ringrazio tutta il team. E grazie, grazie per avermi invitato. Allora, questa è l'antologia di quest'anno, che vi ho detto prima, edita da Lito Commerciale, a cura di Bruno Mancini e Roberta Panizza, con la mia collaborazione. Il premio non è solo poesia, ma è anche arte grafica, e ho avuto il piacere di vincerlo e seguo con Liga Latinesca, quella
quella sopra è la mia fotografia, quello sotto è l'opera di Lidia Lapinska, come per il mio ci hanno messo in copertina. Io ringrazio Bruno per l'invito, questo è il giornale dove ci sono anche le nostre foto, c'è tutto l'articolo che pubblicizzeremo, anzi c'è già su Facebook e su tutti i nostri canali. E, niente, andiamo a sederci e aspettiamo di sapere i risultati. Grazie. Grazie.